La Lega Pro, timonata dal presidente Matteo Marani, continua sul solco tracciato qualche anno fa con la tecnologia. Non è ancora tempo per la telecamera indossata dagli arbitri in Serie C. L'IFAB, cioè l'International Football Association Board, ha stoppato l'iniziativa che era stata annunciata nella giornata di mercoledì dalla Lega Pro. Ci sarebbero infatti ancora da chiarire alcuni aspetti, non soltanto tecnici. Non ci sarà quindi l'esordio domenica in occasione della gara tra Cesena e Pinito. Seguiranno però aggiornamenti per capire se la novità potrà essere comunque introdotta, almeno per quanto riguarda determinate fasi del match. Anche in Serie C farà il suo ingresso l'utilizzo del VAR, verrà applicata nella fase playoff e playout su dei lavori preceduti dall'intervento del presidente della Lega Pro Marani e ai quali ha presenziato il presidente della Lega Nazionale Dilettante Giancarlo Abete. Sono stati approfonditi gli altri temi, accolta la proposta di utilizzare appunto il VAR nei prossimi playoff e playout, confermati i principi dell'inserimento delle seconde squadre, condivisa la riforma sul calcio giovanile presentata dal vicepresidente vicario della Lega Pro Gianfranco Zola, con l'analisi che proseguirà nel tavolo di lavoro per definire anche i progetti e sostegno dell'impiego degli Under 23.